Ciao Sonia, come stai? Ciao Camilla, sto bene, qualche settimana fa non stavo benissimo, ho avuto un po' di problemi con la voce, solo con la voce, Sì. però adesso sto abbastanza bene, devo dire, non ti preoccupare, tutto a posto. Sì, che bene, sono. Tu come stai invece? Sì, molto bene, sono felice di essere qui con te oggi. E parleremo un po' di un argomento molto interessante che è lo studio, come studiare meglio. E prima di parlare un po' di questo argomento, volevo chiederti se tu studi e spesso studia molto, Guarda, para qualcosa? io adesso sto studiando lo spagnolo, sto studiando il portoghese Wow, e interessante. sto facendo un corso come editor. Quindi significa, tu sai che cos'è un editor? Ah, per i libri? Sì, esattamente, quello che, insomma, quella figura professionale che cerca di capire gli errori che ci sono in un libro, sia dal punto di vista delle bozze che dal punto di vista della struttura del libro, no? Quindi sto studiando anche queste cose, sto facendo questo corso, ma appunto è molto difficile potersi concentrare se non si hanno delle tecniche, ok? Perché si è continuamente disturbati. Da È qualunque vero. cosa. Tu Sì, è vero, è che vero. cosa stai studiando, per esempio? Italiano, studio l'italiano, ho iniziato lo studio del francese e studio l'inglese, studio la meditazione, studio, non so se posso dire studio la cucina, però imparo a Studio, fare studio. studio, studio o imparo a fare ricette nuove, sì. Anche quello è una sorta di studio. Sì, un Devi po'. capire la ricetta, Sì, è un po' più pratici che più teorici, pratico, è un po' più sì. pratico, però è uno studio, sì. Però la cosa che mi sembra più difficile sono le lingue, perché le lingue, per imparare le lingue, il livello di dedicazione che una persona deve fare è molto grande. Non si dice dedicazione, magari puoi dire il tempo che io dedico a questo studio è... E poi... Sì. Il tempo che dedico, che uno dedica a questo studio è maggiore e costante. E abbiamo guardato un video che si chiama Sette consigli pratici per studiare meglio. E il primo consiglio è la ripetizione. È molto importante. Mi sembra molto interessante quando lui dice che è più meglio studiare, più meglio È si dice? meglio, è meglio. È meglio studiare 10 sessioni di 30 minuti che una sessione di 5 ore, però la maggior parte delle persone siano molto orgogliosi di dire ho studiato 5 ore, 6, 7, 8 ore oggi. Quando tu studi? Ma secondo te queste persone veramente studiano 5, 6, 7, 8 ore? Secondo me guardano il cellulare, prendono il caffè, si alzano, poi prendono, cioè, guardano una puntata di Netflix e poi dicono: ho studiato 8 ore, ma in realtà... 8 minuti, eh? Sì. diciamo 8 ore, però in realtà non è così. Però la ripetizione dilazionata è molto importante, molto, molto, molto. No, sì, sono d'accordo. Sì, quando i miei studenti di portoghese mi chiedono a quanto tempo devo fare lo studio del portoghese, sempre dico questo, è meglio che studi meno, però costantemente, tutti i giorni o molti giorni alla settimana, che studi molto un giorno, però dopo, per un mese, non fai Ciao. niente.
ovvio, no? Un po' più ovvio, però. Io lo dico anche ai miei studenti, quando dicono ma l'italiano, quanto devo studiare l'italiano? Sì. E io dico, guarda, anche 15 minuti al giorno, anche solo 15, magari guardi un video su YouTube oppure leggi una pagina, ti rivedi una regola, scrivi una frase, però non lasciare 2 settimane, 3 settimane senza fare nulla. Sì, è vero, è vero. E cosa ne pensi del focus? Il focus? Cosa che tu hai detto, no? Che le persone guardano Netflix e sì, non hanno focus. Sì, allora il focus è fondamentale perché devi proprio togliere qualunque tipo di distrazioni. Io prendo il cellulare spesso e lo metto da un'altra parte se ho da fare una cosa veramente importante, Sì. se devo registrare, se devo scrivere delle cose, allora il cellulare non ci può stare. Devo trovare un momento in cui la mia casa è sistemata e pulita. Io non posso lavorare Vengo! col disordine. Sì, non posso lavorare col disordine. Non posso, non ce la faccio. Wow, quindi Io devo sapere. prima Sì, io devo prima pulire limpia, tutto. pulire. Sì, pulire. Io pulisco tutto quando è tutto sistemato, oppure ho cucinato, ho finito tutto, è tutto sistemato, allora posso. Ma se sto in pigiama con il disordine, i letti disfatti, no, non posso. Tu riesci a lavorare con il disordine? Sì, ho 5 gatti, Sonia, ho 5 gatti, la mia Sì, un casa è cane. sempre in disordine, sempre. No, non è vero, no, no, capisco quello che dici, però ordino la mia stanza, è importante per me. È una cosa un po' più psicologica, non so se si dice così in italiano, però non Psicologica. posso studiare senza... Una, come si chiama questo? Tazza, Una una tazza. tazza, di caffè. Oh. A volte non bevo perché mi sono dimenticata, Mi mi dimentico. dimentico, però è importante che una tazza sia prossima, aperto? Vicino a me, Vicino, vicino a me. vicino a me. È per me l'acqua. L'acqua. Interessante. E la tecnica pomodoro, il consiglio 3, conosci questa Sì, tecnica? la conosco la La tecnica del utilizza? pomodoro. Non ho il pomodoro timer, non ho questo pomodoro che carico e metto ogni 30 minuti, però lo volevo comprare in realtà. Però sì, guardo, ho provato qualche volta a fare delle sessioni di 25 minuti di lavoro e 5 di pausa, ma non avendo molto tempo a disposizione, a volte tendo a, che ne so, lavorare 45 minuti, poi mi fermo perché dopo devo fare la spesa, cioè ci sono altri impegni. Quindi a volte è così, però credo che la tecnica del pomodoro sia molto utile. Molto, Sì. molto utile, molto efficace. Molto. Sì, sono d'accordo. Per me, secondo me, la tecnica pomodoro diminuisce, si dice, l'ansietà. Diminuisce l'ansia, diminuisce Diminuisce l'ansia. l'ansia. Diminuisce l'ansia perché tu puoi... annotare oppure in una lista tutto quello che devi fare e de dedica 25 minuti a fare perché ci sono per te, tu sai perché tu sei una scrittora, no? Sai che la Scrittrice? scrittrice 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 così. Scrittrice, tutte le parole italiane che iniziano per sc, non è studiante, ma studente. Oppure studiare non è studiare. È così, È scrittrice vero. non è scrittore, Scrittrice, no? No, è scrittrice. scrittrice, scrittrice. Scrittrice, Senza scrittrice. la E, senza la E. Scrittrice, difficile però. Scrittrice, tu sei una scrittrice, quindi tu sai che molte cose non hanno un inizio e un finale
una fine. Certo, è una fine, certo. Quindi è molto importante perché per me è facile quando pulire la casa. Tu inizi e c'è un punto che finisce, no? Nello stesso giorno. Però con alcuni tipi di lavoro tu devi prendere il tempo costantemente, tutti i giorni, un po' di tempo e un po' di tempo. E se tu non se tu non metti il tempo, Sì, non se tu non finiscerà. hai, sì, Sì. se tu non hai un tempo prestabilito, alla fine non fai nulla, però è importante anche, per esempio nella tecnica della scrittura c'è questo, devi sempre lasciare un po', come dire, creare una frase che ti permette di agganciarti il giorno dopo per la scrittura. Cioè, non devo finire e basta, io devo finire. Poi scrivo una frase che mi riporta a quello che farò domani, perché altrimenti il giorno dopo, se sono stanca, se sono, non so, non ho tempo, dico, adesso cosa scrivo? Non mi viene niente. Invece, se io creo l'aggancio, scrivo. Interessante. Interessante, è vero, questo è vero. A volte, si dice mi sento, mi sono seduta, Mi mi siedo, mi siedo. siedo, mi siedo e cosa farò oggi? Perché la possibilità sono infiniti Le e possibilità, sì, sono sì, infinite. e se tu non sai cosa fare, se sei stanca o non molto motivata, non E farai. Sì. succede di essere poco motivati. Succede per tante cose. Può essere perché hai problemi di salute o perché hai problemi con la famiglia o problemi di altro genere, quindi può succedere. Sì, è vero. Creati sempre questo aggancio, Sì, qualcosa a metà grazie. che ti permette poi di dire, ah, eccolo, ce l'ho già qui, adesso parto da questo. Ok, potrebbe essere un buon... Così anche per le lingue. Per le lingue. Però con le lingue, come consiglia di fare Per un gancio? esempio, che ne so, tu hai imparato quella regola grammaticale. Allora devi scrivere 10 frasi. Ne scrivi una, il giorno dopo sei pronta per le altre 9. Interessante, interessante. E ripeti la regola. Ma non fare tutto l'esercizio, la sera sei stanca, il giorno dopo, dove vado? Che faccio? Cosa imparo? Tu quando studi le lingue, dove tu, i libri, le cose che tu fai, che tu studi, tu hai un quaderno, le Sì. Sì. note, come si organizza a studiare? Sì, io ho un quaderno e soprattutto studio con la grammatica, con il libro di grammatica e con i libri proprio di lettura, perché ho bisogno di vedere nella realtà come si scrive. Perché se io mi affido solo al libro, il gatto è sul tavolo. Non imparerò mai. Io voglio imparare la lingua vera. Adesso sto leggendo questo libro in spagnolo che è molto interessante, lo consiglio a tutti. Unico si chiama? Unico, sì, in spagnolo, che ovviamente è difficile per me ancora, perché non sono così brava, ho imparato da pochissimo, però mi fa capire la struttura delle frasi in spagnolo. E mi fa anche capire com'è il dialogo vero. E invece quando imparo le formulette della grammatica non mi rimane in testa, perché è difficile. Quindi la grammatica ci vuole, lo studio ci vuole, ma ci vuole anche il libro e ci vuole anche, che ne so, Netflix può essere un ottimo aiuto. Ho visto una serie in spagnolo con i sottotitoli, perché volevo capire quali erano le parole e cercare proprio di abituarmi al suono delle parole. È così per ogni lingua, può essere italiano, inglese, arabo, cinese, qualunque cosa. Quindi questo potrebbe essere un ottimo aiuto. E poi mi scrivo le frasi, è importante,
le frasi con la traduzione, mi scrivo le parole, mi scrivo i verbi, altrimenti non mi ricordo. Non mi ricordo. Io ho bisogno capisco. del supporto visivo, sempre. Supporto, scusi. Supporto visivo, cioè io ho Supporto bisogno visivo. di vedere quello che ho imparato. Sì. Se non lo so, se non lo scrivo, non mi ricordo. È vero, sì, non è vero. E una cosa importante per avere nella mente è che una cosa è parlare, altra cosa ascoltare, un'altra cosa scrivere. Sono le cose che dobbiamo fare simultaneamente, no? Non è Sì, solo una cosa. sì, Perché sì, sì. ho un studente bravissimo, come si dice? Posso dire di un studente lì chiaro bene? È una cosa, non è una cosa strana, sì? Non è? Oh sì, mi gusta? No, No. mi piace. Ah, mi piace moltissimo Mi piace che sì. moltissimo. Ho un studente che mi piace moltissimo, però lui è una cosa un po' diversa perché non ho mai visto una cosa del genere, Genere. nel genere, nel mio 5-6 anni di insegnamento, Insegnamento, hai detto bene? insegnamento del Sì. portoghese. Normalmente le persone possono leggere bene, possono scrivere bene e possono, la prima cosa che uno impara, penso, è ascoltare. Ascoltano e parlano, però lui parla benissimo, un eccellente, eccellente accento, molto bene la grammatica, tutto, però no, non puoi Non può ascoltare, ascoltare. non capire, non può Non capire. può capire, però parla bene, molto bene. E per me è una cosa, è perché gli piace parlare, penso, e parla con le persone, parla con l'insegnante, però adesso proviamo, pratichiamo, ascolto. Io parlo, ho detto, l'ho Gli ho detto, detto, gli ho detto. gli ho detto. From now on, come si dice in italiano? From now on, a partire da adesso, Ah, sì, da adesso. partire da adesso, partire da adesso, sì. A partire da adesso, io parlerò 80% del tempo delle nostre lezioni, tu parlerai 20%, perché normalmente è l'opposto, no? L'insegnante parla meno che gli studenti, però ho detto 50% almeno, però non è normale un insegnante parlare più che gli studenti, però ho detto io parlerò 80%, tu parlerai 20%, Perché perché sono così. lui ha bisogno di questo, ha bisogno Sì, di ascoltare e di sì, capire. Perché sì. se non capisci fai un monologo, vieni per esempio, non so, vai in Portogallo, vai in Brasile e poi dice bla 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 e gli altri parlano e lui niente, bla bla bla, non può assolutamente. È divertente questo, sì, perché sono abilità diverse. Abbiamo bisogno di una integrazione di tutto, no? Sì, Per parlare. assolutamente sì, assolutamente sì. Sì. Dell'altra tecnica, per esempio, che mi interessa molto, mi piace questa tecnica, è quella di fare i compiti più difficili al mattino, quindi all'inizio, quando siamo più freschi. Tu fai così o cerchi di procrastinare, dire questo non mi piace, lo faccio dopo? Procrastinare, sono molto cattiva, posso dire una persona cattiva? Procrastino quanto posso. Procrastino, ok. Procrastino quanto posso. Tu invece? No, io sempre tutto prima. Troppa disciplina, ho troppa disciplina in questo periodo. No, ma non sono mai stata così, ma in questo periodo sono molto, come dire, disciplinata, faccio le cose, quelle che non voglio fare le faccio prima e così dopo sono più tranquilla. Wow, tu sei un esempio, Adesso, posso dire sì. così? Un esempio Adesso, di persona. adesso. Sì, oh wow, Sonia. Volevo ringraziarti per questa chiacchierata, è stata Ok, molto grazie. divertente, grazie mille per partecipare un'altra volta, voglio essere con te nel futuro se vuoi, sarebbe Guarda, un piacere. disponibilissima, disponibilissima, perché mi Grazie. piace molto chiacchierare con te, sei Ah, un piacere. grazie, Poi mi grazie. insegnerai il portoghese.
Con piacere. Sì. Quindi alla prossima, una buona giornata. Grazie cara, ciao anche a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao.